Eden. Benvenuti, benvenuti. Bravissima. Siamo nella Zillertal Arena e siamo diretti al Zellam Ziller. Adesso vediamo se troviamo la Zillertal Alpensound. Cercheremo la Zillertal Alpensound come l'anno scorso. L'abbiamo ritrovata! L'abbiamo ritrovata, Uno Tirol! Fantastica! Eccola la nostra stazione tirolese preferita! Me ne vado per le strade del Tirolo, tiroleggiando! Siamo in Tirolo, Eden, e stiamo tirolando! Momenti di euforia, senza alcol, senza sostanze psicotrope! E la musica tirolese che fa questo effetto! Prendi un Tirolo, una radio U1 Tirol, un camion che viene contromano, e tutto è più bello! Queste sono le fragole che abbiamo raccolto in Tirolo. Benvenuti in Tirolo. I like Tirolo, mi piace. Che buon profumino, che state cucinando? Un fetto di merda? Puzza di cavallo! Eva, sai che la cacca delle mucche la usano come concime per fare crescere l'erba più verde? Abbiamo scoperto il segreto del Tirolo, dell'erba verde del Tirolo, l'etame. La strada tra Gerlos e Zellam Ziller, bellissima. Tornanti uno dietro l'altro, panorama bellissimo, puzza di mucca e di letame, bellissima, però bello, molto verde, con letame tutto verdissimo. Siamo a Zellam Ziller, in fondo alla Ziller. Un farm camping nel praticamente dietro un ristorante che si chiama Ranger a Zirl, quindi superato Innsbruck. E come vedete il posto è veramente carino, poco frequentato, quindi non affollato. In realtà si va a pagare dentro il ristorante, ti danno un ticket con un QR code, entri. Avevo letto recensioni di docce bellissime, pulitissime, quindi in realtà per 32 euro, perché hanno considerato una bimba altrimenti sarebbe stato 27, abbiamo camping, docce e lavatrice e asciugatrice gratis che ci servivano. I servizi sembrano super pulitissimi, purtroppo in uso. C'è un'altra lavatrice e asciugatrice. Servizi strapuliti, profumano nella doccia, cioè la doccia di un camping singolo, un bagno così da non toccare. Doccetta, lavandino singolo. Sto provando questo formaggio tirolese, non mi ricordo il nome, è un formaggio tipico di qua, piccante. Di questo. È piccante,
Peccato. I bambini che gridano non possono mangiarlo. Guarda. Io voglio piccante. È piccante, amore. Non vedi che è rosso? Buongiorno. Giorno? Sabato oggi? No, vedi che giorno non lo so. Hai rovinato tutto. Vi facciamo buongiorno. Giorno? Non lo so. Giorno non lo so è il nostro motto. Sabato. Sabato mattina, svegliati. Svegliati al Ranger Camping, Farm Camping. Stiamo andando verso il Silvretta Hochalpenstrasse, un'altra strada panoramica alpina a più di 2000 metri. Al ritorno cambiamo i freni. Quindi adesso ci mettiamo, come diceva, nelle montagne di Ai e vediamo dopo. Grazie, o forse è meglio dire per colpa del coronavirus, ci sono saltate due cose importanti nel Tirolo. Quindi il Festival del Formaggio a Bregenz, della cioccolata Milka. Il Festival della cioccolata Milka che si tiene a luglio da queste parti, quindi bella fregatura, appunto tale che quasi quasi non abbiamo più motivo per andare verso il lago di Costanza. La cioccolata Milka è la cioccolata lilla della mucca che invoia. Non è la cioccolata che invoia della mucca lilla, però insomma quella là, la vacca che invoia sembra un altro, non tanto uno spot pubblicitario, ma cioccolato Milka. Ma non può non star Milka, la vacca che invoia. Secondo me, se non l'hanno inventato, Milka, la vacca che invoia, la mettevano Viola, o lo faccio io.